Buongiorno, sono Lorenzo, siamo al ristorante da Lorenzo a Monte Catini Terme. Siamo un ristorante che con una lenta evoluzione è arrivato finalmente a dove voleva essere. Veniamo dal mare, siamo tornati al mare. Una proposta quasi totalmente di pesce, con un'attenzione particolare al pesce crudo e un'ostricheria dedicata apposta per questo prodotto fantastico. Siamo qui oggi grazie alla collaborazione con dei ragazzi fantastici che conosco da anni, Mangiare a Manovella, una guida che è diventata una realtà importante. Seguitela per conoscere tutti i luoghi del gusto più raffinati, più gustosi e più accattivanti della Toscana, diviso per province, diviso per categorie. Troverete sicuramente il posto giusto che fa per voi, per una cena o per un pranzo. Oggi vi presentiamo il caseificio Comellini, Emilia Romagna, eccellenza sul settore, tant'è che uno dei due formaggi che vi presenteremo e che ci hanno gentilmente donato ha vinto il World Cheese Award nel 2019. Parliamo del formaggio di Castel San Pietro. È un'eccellenza, una brevissima stagionatura, tutto latte di mucca, una leggerissima crosta all'esterno e una morbidezza dentro. L'abbiamo provato, credeteci, è favoloso. La città di Castel San Pietro è slow food dal 2005, soprattutto per l'allevamento e la coltivazione di bestiame e di erba medica. Il secondo formaggio di cui parliamo è lo squacquerone, una eccellenza a livello italiano, la conoscono tutti per la piadina. Noi oggi l'abbiamo rivisitato e l'abbiamo presentato con i gamberi rossi di Mazara del Vallo crudi e una crumble di pistacchi. Buonissimo. Dunque, seguite sui canali social Ristorante da Lorenzo, Mangiare a Manovella e degustate i prodotti del caseificio Comellini. Ciao a tutti!